Buongiorno a tutti, oggi preparo una colomba salata. Mi occorre 450 g di farina, 4 uova intere, 70 ml di olio, 100 ml di latte, 50 g di formaggio grattugiato, 100 g di scamorza, sale quanto basta, una bustina di lievito per torte salate di 15 g, 50 g di pecorino fresco, 50 g di pomodori secchi, 100 g di olive nere snocciolate, 50 g di olive verdi snocciolate e 50 g di noci. 70 ml di acqua e una forma di 750 g per colomba. Inizio la preparazione. Ho messo le uova in una bowl e le frullo. A questo punto aggiungo il latte, l'olio e, come dico sempre, io metto l'olio d'oliva. Potete mettere a piacere quello che volete. Metti il sale, circa 6 grammi. Continuo a mescolare. Ora inizio a mettere la farina. Ne metto metà. E mescolo. Aggiungo l'altra farina. Aggiungo l'acqua. Incorporata la farina, aggiungo il formaggio. L'impasto deve venire così morbido. Metto il lievito, precedentemente setacciato. Inizio a mettere la scamorza. Metto il pecorino, metto i pomodori secchi che precedentemente ho fatto pezzettini. Questi pomodori secchi erano nell'olio. Ora metto le olive verdi. Ora la verso nella forma. La distribuisco bene. A questo punto metto le olive. Thank you.
Ora metto le noci. Ed eccola pronta, la vado ad infornare in forno caldo e statico a 180 per circa 40 minuti. Dopo 40 minuti eccola pronta cotta. Ora la taglio. Ed eccola pronta da gustare, bella morbida. Grazie della visione, alla prossima, iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace.